Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Rush. Io sono GlacialSphere e in questo video stiamo affrontando uno degli ultimi giorni qui ad Alola. Abbiamo nello scorso episodio preso Meltan, che in questo momento sta tenendo una caramella rara, perché per evolversi deve salire di livello tenendo una caramella rara. Questo è il metodo evolutivo che hanno scelto in questo gioco. Nel frattempo la nostra squadra ormai definitiva è composta da Meltan, che si evolverà ben presto in Melmetal, Lycanroc, Rowlet, Poipole, Incineroar e Pikachu. Vi faccio vedere che a Meltan ho intanto cambiato la natura, gli ho messo Adamant, così che sia bello forte in attacco, e gli ho insegnato Gyro Ball al posto di Headbutt. Dato che sarà un Pokémon molto lento, insomma Vortex Palla dovrebbe essere molto buono per lui. Ora andiamo quindi nella nostra aula, perché questa giornata è appena iniziata e dobbiamo sentire cosa ne serve il professor Kukui per noi. Alola a tutti! Oggi andremo alla città di Mali, una città che prende molto ispirazione dalla regione di Johto. Sentitevi liberi di esplorare la loro cultura unica. Ash, e c'è pure una palestra lì, se vuoi parteciparti. Perfetto. Tutti, ed ora tutti quanti, andiamo a prendere la barca per il Tapu Village e andiamo ad est da lì. Perfetto. Quindi andiamo a prendere la barca appunto per Tapu Village e dal Tapu Village andremo ad est. Ora, io spero che Meltan si evolve abbastanza in fretta, perché ho provato a insegnargli terremoto, ma non lo può imparare. Mi sa che lo può imparare solamente una volta evoluto in Melmetal. Quindi tocca aspettare che si evolva. Quindi da qui andiamo al Tapu Village, che non è qui. No, perché mi è andato a Paniola? Io, vabbè, un po' buggato sta roba. Ok, Tapu Village, ho premuto B. Ed ora da qui possiamo andare ad est, quindi da questa parte. Passiamo, passiamo e siamo nel percorso 12. Non dovrebbero esserci Pokémon particolarmente interessanti, quindi andiamo subito ad affrontare gli allenatori. I won the Vikavolt Race last year. Ok, complimenti. Ha vinto la gara dei Vikavolt. La corsa dei Vikavolt. Quindi sarà un Vikavolt mega veloce quello che abbiamo qui. Andiamo di Gyro Ball allora. Sì, vabbè, ma che danno mi ha fatto? Ah, noi invece non abbiamo fatto danno. Perfetto, cambia Pokémon e mandiamo Lycanroc. Oh, ma che danni che fa, eh? È incazzatissimo sto coso. Guardate, cioè, pazzesco. Allora, manderei Poipole. Con Sludge Bomb. Ah, siamo più veloci di Vikavolt. Vabbè, perché gli abbiamo diminuito la velocità con Roccia Tomba, giustamente. Melmetal è salito il livello. Cioè, Meltan è salito il livello. Vediamo se ora si evolve. Sì, eccolo qui. Facciamolo subito evolvere, quindi in Melmetal, in modo che sia effettivamente utile alla squadra in qualche modo. Eccolo qui. Che dite ragazzi, vi piace come design Melmetal? E vorrebbe imparare tuono pugno, ma assolutamente sì, al posto di Thunderbolt, via. Perfetto. Ed ora già che ci siamo, dato che tutti i nostri Pokémon, oddio, tutti i nostri Pokémon, un po' dei nostri Pokémon sono stati martoriati malissimo, torniamo qui. Ecco fatto, curiamoceli. In particolare appunto Melmetal e Nidorino erano disintegrati. E vediamo se riusciamo a insegnare il terremoto ora. Il terremoto dovrebbe essere qui da qualche parte, eccolo qua, Earthquake. Sì, ora lo può imparare, perfetto. Lo mettiamo al posto di Flash Cannon. Ora il nostro Melmetal ha tutte mosse fisiche ed è pronto per iniziare a spaccare un po' il culo alla gente. Quindi percorso 12, continuiamo. Allora, tu sei un'allenatrice? Sì. Perché mi stai disturbando? Effettivamente, cioè lei era lì tranquilla e noi siamo andati a rompere le balle a questa Sara. Che manda in campo starmi? Proviamo subito il nostro nuovo tuono pugno. No, dai, stordiraggio. Ok, fortunatamente attacchiamo. E insomma, Melmetal si dimostra già parecchio tosto, eh? Headbutt. Bene così. E abbiamo sconfitto Sara. Poi proseguiamo di qui. Abbiamo un altro allenatore, eh? Vediamo. Assolutamente sì. Hunter D. Che manda in campo Sismitoad. E noi andremo ancora di tuono pugno allora.
No, ha fallito, davvero. Ah, è di tipo terra lui anche. Mannaggia. Cambia Pokémon, allora. Rowlet. Focus Blast. Ok, ha pure mancato. Vai, Leaf Blade. E one shottato. Perfetto, Rowlet sale a livello 44. Abbiamo battuto anche Hunter D. Non si può evolvere Rowlet, come ben sappiamo. Andiamo poi a dare una curatina veloce ai nostri Pokémon, perché qui ci saranno un bel po' di allenatori da sfidare. Ecco qua. E proseguiamo. Allora, stiamo qui sulla spiaggia, abbiamo finito in realtà la parte della spiaggia, trovando anche lo Psychium Z. Mentre qui abbiamo questo allenatore che abbiamo già sfidato, poi possiamo andare di qui a prendere questo strumento, Hyper Potion, e continuare a nord. Quindi da questa parte andiamo su e sfidiamo anche questa allenatrice. Chi è che va alla spiaggia per divertirsi un po'? Beh, tipo moltissima gente, specialmente in Italia. Allora, Tirtuga si prende un Thunder Punch in faccia. Purtroppo stiamo affrontando un sacco di Pokémon che hanno molta difesa, quindi Melmetal comunque fa fatica. E in generale Tuonokun non è che sia una mossa particolarmente forte. Ok, qua parlano tutti della gara di Vikavolt. Sono tutti molto emozionati. Orazio rimane in campo Vikavolt. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa questa volta. Ma ne dubito. Quello sarà tipo Elettro Coleottero. Proviamo con Headbutt, vediamo quanto danno li facciamo. Poco. Ah, ha pure fatto fossa lui. Ok, cambia Pokémon allora. E dato che ha fatto fossa, io manderei Rowlet. Anche se è un suicidio. No, guarda, io manderei Nidorino, perché sono sicuro che Nidorino resiste a fossa di Vikavolt. Non viene ucciso in un colpo, ecco appunto. Resiste benissimo, andiamo di Rock Tomb. Ecco fatto. Perfetto, Melmetal a livello 42. Ma questi Vikavolt sono molto fastidiosi, eh. Ah, qui abbiamo due centauri, affrontiamoli, super potion, così così, e andremo con la lotta in doppio con Melmetal sicuramente e Poipole. Vediamo un po' come ce la caviamo, eh. Anzi, però i centauri potrebbero avere Pokémon di tipo veleno, quindi conviene in realtà mandare Incineroar. Vai. Vediamo che mandano in campo Pancham e Krokorok. Ok, non erano Pokémon di tipo veleno, però Incineroar è stata comunque una bella scelta, anzi un'ottima scelta. Allora, io userei a questo punto Gyro Ball su Krokorok. Oddio, non so se sia poco efficace metallo su buio. E non so nemmeno se Krokorok sia già di tipo buio. Vabbè, andiamo comunque di Gyro Ball lì. Anzi, Gyro Ball su Pancham e Brick Break su Krokorok. Perfetto, Krokorok se n'è già andato. Non ha fatto molto danno con Gyro Ball, perché evidentemente anche Pancham è molto lento. Andiamo quindi di Tuonopugno e di Brick Break. Perfetto. E abbiamo battuto questi due centauri. Prendiamoci questo strumento. Ok, ci siamo guadagnati una Moonstone. Niente di particolarmente interessante, diciamo. Facciamo fuga. Ah, non possiamo scappare, vero? Perché è lentissimo Melmetal. No, Bullet Seed. Mi fa perdere un sacco di tempo. Guardalo, guardalo. Vabbè, a questo punto, ragazzi, tocca fare Thunder Punch e via, eh. Altrimenti qua non usciamo più. Ok, curiamoci. Un secondino. Perfetto, e andiamo avanti. Quindi qui possiamo scendere di nuovo e tornare su. Passiamo questa erba alta e siamo di nuovo qua. Allora, su, altro Pokémon selvatico, vediamo chi salta fuori. Un Passimian.
Facciamo fuga, non possiamo scappare. Facciamo headbutt allora. Ma però che danno. Ok, era un colpo critico. Ecco fatto. E siamo passati su, qui c'è uno strumento. Nope. Qui c'è uno strumento invece, Elisir. E qui c'è un altro allenatore. Behold my all powerful team. Attenzione. Se la crede tantissimo. Questo tipo manda in campo Pinsir. Effettivamente Pinsir può essere tosto. Ma andiamo di Earthquake. Ah, Mega Pinsir. Cazzarola. È diventato pure tipo volante ora quel coso. Allora, manderei Lycanroc oppure Incineroar e mi ammazza tutti i Pokémon sto qua, mi sa. Forse conviene subito mandare Pikachu. Vediamo, vedete che danni che fa. Rock Tomb. Ok, tirato giù almeno quello. Perfetto. Salgono entrambi di livello, poi Magneton. Contro Magneton manderei Incineroar. Questo Andrew è forte, eh? Andiamo di Fire Fang. Buonissimo. Poi Larvesta. Contro Larvesta toccherebbe a Rowlet, tecnicamente. E andremo di Brave Bird. Vai, sii coraggioso. Grande. Ed infine Porygon 2. Contro Porygon 2 invece mandiamo Incineroar. Dovrei provare a insegnare breccia anche a Melmetal effettivamente, perché per me può impararla. E può essere molto utile. Perfetto, livello 46 anche per Incineroar. How dare you? Mi spiace. Allora, percorso 11. Vediamo se possiamo insegnare breccia al nostro Melmetal. Sì, perfetto. Quindi gliela insegniamo. Al posto di Ghirobol non si sta rivelando molto utile, devo dire la verità. Un po' una merda. Togliamoli Ghirobol per ora. Proprio sarebbe Vortex Pal. Proprio inutile per adesso, eh. E mi sa che non ho nemmeno Metal Head come MT da insegnargli, eh. Perché altrimenti gli avrei insegnato Metal Head molto volentieri. Facciamo questo veloce controllo, vediamo se troviamo Metal Head. Nel caso io non la veda, scrivetemelo nei commenti perché magari io appunto non la becco perché sono un po' distratto, ma voi la vedete. Allora. Ok, non sembra che ce l'abbiamo. No, non credo. Ok, non abbiamo Metal Head. Quindi andiamo a sfidare questi due tizi. In una lotta in doppia. Allora, Sorano e Shock. Mandano in campo Clefable e Gengar. Allora, iniziamo con io farei Thunder Punch su Gengar e Darkest Lariat sempre su Gengar. Facciamo doppio focus. Perfetto. Thunder Punch quindi finisce su Clefable. A questo punto di nuovo Thunder Punch e andrei con Fire Fang. Perfetto. Battuti. Possiamo prendere questo strumento qui sopra, Big Mushroom. E uscire dall'erba alta, bene così. Qui sotto, oh, un altro allenatore. For my honor. Per il mio onore. Va bene, Alvaro. Manda in campo Beware.
andrei di Brick Break, quindi su di lui. Super efficace, buon danno. Ancora Brick Break. Complimenti a Beware. Complimenti davvero. Allora, mandiamo Poipole. E andiamo di Sludge Bomb. Bene così. E abbiamo sconfitto anche Alvaro. Vitali, proprio lui. Allora, Marshadium Z, attenzione. Poi qui sopra c'è un altro allenatore lì e un altro tizio lì. Allora, super pozione. Devo sistemarmi un pochettino i Pokémon perché se ammessi non me lo vale. Perfetto, poi Full Heal. E Melmetal, per adesso possiamo anche lasciarlo lì. No, no dai, ritiriamolo su perché deve essere di livello, a dire la verità. Quindi, Revive. Ecco qui. E andiamo di Super Potion. Perfetto. E andiamo ad affrontare anche questo allenatore. Ehi, salve. Black Belt Clay. Che manda in campo Hariyama. Ecco, non è una buona scelta andare contro Hariyama. Quindi direi di andare con Rowlet. Buono come Rowlet. Comunque si riesca ancora ad utilizzare abbastanza, eh? Contro alcuni Pokémon comunque un po' ci ce la fa. Ecco, ora si suicida. Sì, appunto. Inizia un po' ad arrivare al suo limite anche Rowlet, eh? C'è poco da fare. Andiamo di Sludge Wave. Poi pulsare di livello. Ok, fatto. Quindi, ultimo allenatore, credo, del percorso. Sei mai stato a Yoto prima d'ora? Assolutamente sì. Ma nel campo Dead End, tipo folletto. E andrei di Earthquake. Cioè tipo folletto e elettro, ovviamente. Ok, Melmetal a livello 44, bene così. E si può proseguire. Ed eccoci finalmente alla città di Mali. Iniziamo ad esplorarla. Allora, tu cosa vuoi? Ok. Se batti la palestra, vieni a parlare con lui. Ricordiamocelo. Best place in the world, attenzione, qui abbiamo un Sinnofag. Distown, ok. Questa città appunto è ispirata a Sinno. Volevo dire a Yoto. Andiamo a darci una curata ai Pokémon qui. Perfetto. Salve. Ryuki fa sia battaglia in singolo che in doppio. Non sai mai cosa deciderà di fare. Per favore allontanati da me e ci dà Reaper Claws. Va bene, grazie. Allora, qui possiamo passare o è bloccato? No, solamente Marinai ci dice. Salve. Questa sta cercando un Puncham per scambiarlo con il suo Eppini. No, perché dovrebbe fare questo scambio. Finiamo di esplorare la cittadina di qui. Vediamo un po' cosa hanno in serbo per noi queste case. Questa ci dà un Twisted Spoon. Ci stanno dando tutti praticamente gli strumenti evolutivi, in particolare dei Pokémon di quarta gen. Vediamo, Salve. Hai provato la palestra? È una di quelle esperienze da fare almeno una volta nella vita, eh? Sai quante ne ho provate di palestra in questa ROM? E questa ci dà un Max Repel. Quella ci parlava ancora di Ryuki. Mentre qui, cosa abbiamo? Niente. Questa è una bambina a casa da sola, meglio non stare troppo con lei, altrimenti rischiamo denunce. Questo ci dà una pepita. Tu? Sucker Punch ci insegna, no grazie. E qui abbiamo un Darkinium Z, perfetto. Item Shop. Qui invece Mali City Enjoy the Enticing Eastern Influence. Questa non dovrebbe essere la palestra, no? Questa è, cos'è, una biblioteca? Sì, library. Vediamo cosa vuoi tu. Niente. E niente, ok, perfetto. Una roba abbastanza inutile. Qui sopra non possiamo ancora passare, vero? Do you like the best? Splashy, Flamy o Zappy? Evidentemente Vaporeon, Flireon o Jolteon? A me piace più Vaporeon.
Ok, e ci danno Fire Stone. Grazie. Una Thunderstone. E basta, niente. Cioè, non ci ha dato quello che volevamo, essenzialmente. Grazie mille, stronzo. E qua non possiamo passare ancora, non possiamo entrare in quella zona lì. Quindi direi di andare nella palestra. Alolan Pokémon Gym Leader, Ryuki. Vai, iniziamo a sfidare la palestra. Salve Guido. Usa Pokémon di tipo drago? Sono deboli contro drago, fuoco e drago, ghiaccio e folletto. E non ho nessuna mossa di tipo drago, ghiaccio o folletto. Bene. Non ho Play Rough io come MT, da insegnare a qualcuno, vediamo, dovrebbe essere comunque vicino alla fine. Oh no, Moonblast molto probabilmente, non ho Play Rough. Ho Moonblast. Posso insegnarlo a qualcuno? No, a nessuno. Bella merda. E basta, Dazzling Gem, Dazzling Gleam, no, non posso insegnarlo a nessuno. Niente da fare, vero? Bullet Seed, Bullet Punch. Dragon Claw non penso possa insegnarlo a qualcuno, vero? Vediamo. Nada. Beh, questa sarà una palestra tosta. Iniziamo. Allora, Cleffa, che non mi sembra un Pokémon di tipo drago, devo dire la verità. Non so voi, magari sì, però. Poi Ribombee. Ok. E a questo punto se loro usano Pokémon di tipo folletto io metto davanti Poipole. E come secondo Pokémon lascio Melmetal in caso. Nel caso di una lotta in doppio così a sorpresa. Questa tra l'altro è fatta a mo' della palestra di Koga, quindi non è un'ispirazione a Johto. È un'ispirazione a Kanto, questa palestra. Allora, invece abbiamo uno Snorlax. Cambiamo Pokémon e mandiamo in campo Melmetal. Andiamo poi di Brick Break. Eccolo lì. Facciamo un bel po' male a quello Snorlax. Perfetto. Poi Cincino. Lasciamo Melmetal. E andiamo di breccia. Ci abbassa di molto l'attacco, infame. Senza quella mossa l'avremmo one shottato. Perfetto, battuto anche Cincino. E possiamo quindi tirare una super pozione sul nostro Melmetal, anzi un paio di super pozioni sul nostro Melmetal. Ok, sì, ci sono proprio i muri invisibili, come vedete. Ok, sfidiamo lui. Questo chi manda in campo? Araquanid, quindi questo Pokémon di tipo acqua. Andiamo di Sludge Bomb. Ok, siamo diventati di tipo acqua, quindi ora facciamo meno danno con le mosse di tipo veleno, però l'abbiamo avvelenato. Mi sta bene. Vai, Sludge Bomb di nuovo. Poi Toxapex. Tipo veleno. Quindi, Melmetal, vai. Ok, con un bel terremoto. Ah, ha buttato le fiele punte, eh? Thunder Punch. Bene così. Melmetal a livello 45 ed infine più comunque, lasciamo il nostro Melmetal, così nessuno viene avvelenato. E andiamo di Thunder Punch. Perfetto. E abbiamo battuto anche questo allenatore della palestra. Ora possiamo andare di qui? No, qui è proprio chiuso tutto. Però possiamo scendere e sfidare lei. Ninja Strike. Sì, ma hanno praticamente messo gli stessi dialoghi della palestra di Koga. Allora, Lurantis contro Poipole. Interessante. Andiamo di Sludge Bomb. Super efficace.
Però non muore in un colpo. Ma andiamo di Sludge Wave. Poi Dartrix, lasciamo Poipole. E andiamo di Sludge Bomb. Ottimo. Ed infine Shinotic. Ancora Sludge Bomb. E il nostro Poipole sarà a livello 44. Ninja Vanish. Addio. Allora, vediamo se posso prendere un attimo quell'allenatore lì, che è l'ultimo che ci manca. Sì, vieni qui. Ecco fatto. Sfidiamo anche Farley, che manda in campo Turtonator. Ok, questo è tosto. Mandiamo in campo Licorocca. E andiamo di Rock Tomb. Perfetto. Salandit, lasciamo in campo Licorocca. E di nuovo Rock Tomb, super efficace e addio. Perfetto. Oh, quando i bambini fanno. Che meraviglia. Allora, andiamo a curarci velocemente i Pokémon prima della battaglia contro il capo palestra, che se ha davvero Pokémon di tipo drago si pronuncia tosta per noi. Quindi curiamoci Pokémon, ci serviranno tutti al massimo della loro potenzialità. Eccoci qui. Ed ora andiamo attraverso i muri invisibili fino al capo palestra. Ok, non è stato così difficile. Allora, chi inizieremo noi? Direi di iniziare con quello che è più versatile di tutti, quindi Incineroar. E vediamo un po' come va. Vai. Ryuki, yo, benvenuto nella mia palestra. Non ci crederai, ma ci siamo appunto ispirati a delle palestre di Kanto. Aspetta, ma arrivi da Kanto? E not every gym is like this. E non tutte le palestre sono come questa? Beh, non importa. Abbiamo comunque. E si specializzano in solo un tipo di Pokémon, non in tanti? Wow. Ti dimostrerò che sono tanto bravo tanto quanto le palestre appunto che sei abituato ad affrontare. Let us begin, my babies. Ok, permettimi di iniziare i miei bambini. Allora, andiamo, sarà un 3v3. Allora, io andrei con Licorocca, Melmetal e. Ah, solamente due Pokémon. Azza. Andrei con Licorok e Melmetal. Vediamo come va. Nel caso perdiamo e la rifacciamo, perché non so che Pokémon abbia lui. Ryuki. E inizia con Sveilus. Ok. Allora, posso andare di Trash. Buono. Buonissimo, però ci siamo già confusi, che cacchio. Allora, Druddigon cambia Pokémon, sì, ma andiamo nel Metal. Dradigon so che può avere lanciafiamme, quindi potrebbe one-shotarci tranquillamente il nostro Melmetal. Io andrò di Thunder Punch, magari riusciamo pure a paralizzarlo. No. Vendetta usa, va bene. Allora andiamo di Headbutt. Bene, l'abbiamo fatto tentennare. Vendetta di nuovo. E ancora Headbutt. Ok, pensavo sarebbe stata molto più difficile come lotta in palestra, ma di parecchio. Invece è stata una passeggiata. I miei bambini! Wow, sei fantastico. Prendi questo come ricompensa. Una medaglia di Kanto. E anche questa MT. Dragon Rush. Perfetto. Ha una possibilità di fare tentennare l'avversario. Va bene, i miei bambini non perderanno la prossima volta. Allora, a questo punto abbiamo battuto anche la palestra di Mali. Quindi penso che potremo tornare a casa, vediamo. Penso di sì, credo no.
Andiamo a curarci Pokémon, anche se non è che ce ne sia particolarmente bisogno. E vediamo cosa si può fare qui. No, qua non possiamo ancora passare. Possiamo magari andare su, dove prima c'erano tutti quelli lì a bloccarci la strada. Vediamo. No. Quindi mi sa che possiamo solamente tornare a casa, giusto? Quindi torniamoci. Non credo ci sia molto altro da fare qua. Peccato che... Ah no, aspetta, giustamente c'è il sistema di trasporto, che stupido. Stavo pensando a tornare indietro a piedi. Giustamente c'è il sistema di teletrasporto dei centri Pokémon. Perché avendomi tolto volo, certe volte me lo dimentico che c'è effettivamente questo sistema. Ora dovrebbe essere aggiornato perché abbiamo battuto la palestra, sì. E torniamo da Wally. Ecco qua. Veloce e indolore. Eccoci qui, a questo punto possiamo tornare a casa. Questo è uscito un video un po' più lungo del solito, ma va bene così, era una giornata particolarmente densa. Abbiamo fatto due percorsi, una città, una palestra, insomma, tanta roba. Quindi, io vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine, vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!